Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo nell'episodio numero 36, signori. Allora, abbiamo fatto grandi progressi, purtroppo fuori sta piovendo, anche il rotolo di scatole, ho provato a dormire, ma non mi fa dormire, perché a quanto pare dovrebbe essere giorno, anche se è totalmente notte. Intanto, signori, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che lasciate ai video, vi ringrazio per le visualizzazioni e vi ricordo di iscrivervi al canale, che l'obiettivo è raggiungere i 2000 iscritti il più velocemente possibile. Intanto dobbiamo mettere un cartello qui, perché mi avete detto, mi è stato detto nei commenti che una ranocchia dobbiamo chiamarla Alex, quindi mettiamo un altro cartello qui, signori, prima o poi lo faremo, prima o poi lo chiamiamo. Chiamare una rana Alex, perfetto, e abbiamo anche qui un altro obiettivo da fare, signori. Dopo la rana Peppe e costruire un mulino, che ancora non abbiamo fatto nessuno dei due, abbiamo anche la rana Alex. Perfetto, riusciremo un giorno forse a fare tutto questo. Forse. Oh, finalmente mi fa dormire. Signori, abbiamo fatto dei passi avanti importanti, ovvero io ho completato tutto quanto il serpentone, sia con legno sia con le rotaie, signori. È stato un lavoro impressionante, è stato un lavoro terribile, ma ci siamo riusciti. Qui abbiamo fatto la zona di arrivo dei villager, perché ora andremo da quel lato e voi verrete con me. Allora, un carrellino ce l'ho, le rotaie ce l'ho, le torce del red sono dovute recuperare dall'altra rotaia, dal binario numero 1, perché non abbiamo più red, signori, l'ho finita tutta. Partiamo, signori, e voi vi fate il giro con me per farvi capire quanto tempo ci vuole e quanto tempo ci ho impiegato per fare tutta sta costruzione, mettere tutte le rotaie, mettere tutta la redstone, mettere, calcolare giusto quanta distanza farli, cioè quanti binari fare. È stata un'impresa, signori, è stata un'impresa impressionante. E voi ora state notando quanto ci vuole, perché siamo a più di 1300 blocchi in una direzione e 600 blocchi nell'altra direzione. È vero, è una pazzia, potevamo farlo tranquillamente dal Nether, ma come ho detto nei video precedenti, signori, nel Nether sarebbe stato molto più pericoloso, così è più lineare. Abbiamo la nostra bella rotaia che ci porta da quel lato. Allora, io ho già intrappolato due villager, che nessuno dei due ha una professione, sono liberi, sono disoccupati, prendono il reddito di cittadinanza, ma adesso noi li metteremo a lavorare. E li prenderemo uno alla volta, li porteremo da questo lato del villaggio, li bloccheremo in quella piccola casettina che avete visto. Troppo signori, mi sta laggando Minecraft, però va bene, voi non fateci caso, sta generando il mondo man mano che io mi avvicino, però non siete più niente, però ce la facciamo. Il binario funziona, quindi arriveremo alla meta. Lì questo pillar alla vostra destra è perché ero caduto e quindi ho dovuto cercare di risalire e ho fatto un pillarone ed è rimasto lì, non ho intenzione di levarlo. Aspettate, così vi faccio vedere bene il paesaggio. Allora, cosa stavo dicendo? Che ho intrappolato due villager. Si sta laggando, signori. Mi dispiace, ma tra salvataggio del gioco, tra le rotaie che... Bello che il rumore continua. Non si sa dove siamo, però il rumore continua. Va bene così. Tanto già è da... Quanti minuti è che siamo su ste cazzate delle rotaie? Da un minuto sicuro. Da qualche minuto sicuro. Comunque, signori, riprendendo il filo del discorso, ho intrappolato i due villager. Ora faremo la rotaia che arriva fino al primo villaggero, metteremo il primo villaggero sul carrellino e lo spareremo sulle rotaie per farla andare nella direzione del nostro villaggio. Dopodiché partiremo pure noi, raggiungeremo quella zona, libereremo il villaggero all'interno della zona sicura, ritorneremo indietro, recupereremo il secondo villaggero e faremo la stessa cosa anche con il secondo villaggero. L'obiettivo di oggi è questo, portare i due villaggeri nel nostro villaggio. Dopodiché, nei prossimi episodi, inizieremo la costruzione del villaggio, dei villaggeri all'interno della nostra isola volante. Che già ho un po' un'ideozza per fare una cosa molto tranquilla. Dovremo farli riprodurre, così uccideranno anche i golem. Dovrebbero spawnare, se non sbaglio, con 5 villaggeri dovrebbero spawnare i golem. E quindi potremmo avere anche una sorta di farm di ferro, perché se ci mettiamo in una giusta posizione
potremmo ammazzarli tutti. Io non so solamente se i villaggeri possono aprire le porte di ferro. Questo non lo ricordo, sinceramente, questo non lo ricordo, perché noi in qualche maniera dobbiamo riuscire a entrare e uscire dal villaggio. Quindi voglio un attimino capire se i villaggeri riescono ad aprire o no le porte di ferro. Nel senso, se riescono a ammaccare i pulsanti o a muovere una leva. Quello è quello che ci interessa realmente. Già abbiamo perso 5 minuti di video solo per andare al villaggio, signori. Rendetevi conto quanti cazzolati di binari ho dovuto mettere. Io quanti ne ho dovuto craftare. Meno male che avevamo la farm di il duplicatore di rotaie, perché sennò era impensabile una cosa di questo genere. Non avrei saputo niente come portarli da questa parte del villaggio. Allora dovremmo essere vicini, perché già gli slab laterali sono diventati di pietra. Sì, continuano le laggate terribili, non vi preoccupate, perché ce la facciamo. Qui non c'è più niente, il nulla riesce a caricare. No, carica solamente la rotaia, non carica altro. Dai, ma perché sta laggando così tanto? Dai che ce la fa. Ah, ok, ce l'abbiamo fatta. Dovremmo essere vicini in realtà. Dovremmo essere relativamente vicini. Sì, qui c'è la discesa con la curva a U che non mi fa fare. Dai, così. Ok. Ora dovremmo scendere e siamo arrivati al villaggio, signori. Ce l'abbiamo fatta. Ok, mega laggatona finale che ci sta. Mega laggatona finale, però va bene. Allora, usciamo. Ok, signori, ci siamo. Dopo soli 4 minuti di video, siamo più o meno, minuto più, minuto meno, siamo riusciti ad arrivare al villaggio. Allora, dove sono intrappolati i nostri due villaggeri? Allora, uno è bloccato qua dentro, perfetto, e un altro è bloccato dentro una di queste due case, dentro questa casa di qua, perfetto. Confermato, ci sono, sì, uno è qui col vestitino verde, che l'ho interrogato e mi ha detto che non lavora, quindi non è il chierico, signori, non lavora, e quindi va bene così. Allora, io direi di iniziare ad organizzarci, dobbiamo un attimino allargare questa zona di qua. Allora, perché io qui devo arrivarci con le rotaie, signori, e il villaggero non deve, deve essere libero di potermi muovere con il villaggero, e il villaggero non deve scappare. Allora, facciamo una cosa di questo genere. Ok, facciamo. Ti levi? Sì, si è levato. Ok. Quindi diciamo che noi con le rotaie dobbiamo arrivare qui. Quindi iniziamo a mettere delle rotaie qui. Iniziamo a fare un attimino il disegno che ci serve. Ok? Sì. Noi dobbiamo andare verso quella zona di là. Allora, noi diciamo che lo facciamo, lo spariamo in questa direzione. Quindi mettiamo qualche rotaia di queste, poi mettiamo quelle rosse. Ok, mettiamo quelle rosse, quindi mettiamo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, no, tu devi metterti girata, perché ti sei messa così in maniera sbagliata. Scusami, qua, ah no, così non giri? Ah, che gran presa per i fondelli, non girate voi. Ho piazzato 70.000 rotaie e non sapevo che voi non giravate. Ok, va bene, allora niente. Allora continuiamo un poco dritto. Così, qua piazziamo una torcia. Perché ho i semi in tasca che non mi servono a nulla? Piazziamo una torcia di redstone e diamo energia a tutto. Vediamo fin dove arriva. Ok, riesci? Ah, qua non me la fai piazzare. Mamma mia, che cosa antipatica. Ok, allora leviamo questa e mettiamo quella normale, così di qua riusciamo a salire. Ok, ce l'abbiamo fatta forse. Riesci ad andare un pochino più avanti e riusciamo a salire di qua. Ok. Va bene, andiamo ancora un poco avanti. Ok, qua leviamo sta cazzata. Vedete quanto lavoro mi fanno fare in più. Vedete quanto lavoro mi fanno fare in più. Allora, mettiamo la terra normale. Curva di qua. Qua mettiamo nuovamente 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5, 6.
7, 8, mettiamo quella di redstone e poi altri 8 li possiamo mettere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, così abbiamo massimizzato praticamente le rotaie, le power rail. Non so parlare. Va bene, stiamo facendo una sorta di zigzag bruttissimo, però non interessa arrivare là, quindi scendi di qua, scendi di qua, scendi di qua, gira e dovremmo esserci, se non sbaglio. Se non sbaglio, dovremmo esserci. Vediamo questa terra di qua e mettiamo la terra normale. 1, 2, 3, ok, mettiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mettiamo la torcia del redstone, altre 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Perfetto. Allora, qua però lo lasciamo diviso, dove la mia bellissima ascia, qua però lo lasciamo diviso, signore, perché non vorrei che mettiamo uno di terra normale. Così, perfetto. E leviamo il carrellino perché questo, ma appena ci metto la torcia redstone qui, parte, che è una bellezza. Ok, sta calando il sole, bene. Quindi direi di andare a dormire. Così dormiamo belli tranquilli qui nel villaggio con i nostri amici villaggeri. Dopodiché mettiamo il villaggero all'interno del carrellino e lo facciamo, pare, lo spariamo come se non ci fosse un domani. Zio, te devi levare, zio, devo dormire io. Non rompere le scarpe. Come posso dormire solo quando è notte? Lui già stava dormendo. Fammi dormire. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Allora, torniamo operativi. Il sole è sorto, che cosa bellissima. Dove il nostro punto di partenza è qui. Mamma mia, che girata di mouse terribile. Allora, il nostro punto di partenza è qui. Allora, io direi mettiamo terra qui. Riesco a salire? Sì. Ok, così intanto il nostro villaggero non dovrebbe poter scappare. È giusto? È giusto, perfetto. Mettiamo questo qui. Ok, apriamo questa zona di qua. Ciao amico, ok. No, io sono scemo, io sono scemo, io sono scemo, io sono scemo. Sali, sali, sali qui, sali, sali. Ma porca miseria, ma. Sì, va bene, ci siamo riusciti. Non so come, ma ci siamo riusciti, signore. Dove sta il tizio? Ok, no, non so come, signore, non so come, ma ci siamo riusciti. Ora. Noi abbiamo l'altro carrellino, è giusto? Perfetto. Ora, se noi a lui lo spingiamo in direzione che a noi interessa, gli avevo lasciato solamente un pezzo per scappare. E lui è riuscito a scappare da quell'unico buco che non avevo a cui non avevo fatto caso. Ora, se io ti spingo, tu dovresti andare sui binari. Ci vai sui binari, maledetto bastardo? Sì, bravissimo, bravissimo. Lui ora parte, noi mettiamo il nostro bellissimo carrellino, cerchiamo di prendere anche noi velocità e dovremmo partire anche noi. Ora, signori, partiranno delle lagate assurde, quindi diciamo che questa. Lui sta salendo, è partito, ok. Ce l'abbiamo, è molto veloce, ma noi lo stiamo raggiungendo. Allora, signori, sicuramente qui, come è appena successo, ci saranno delle lagate terribili, quindi il nostro villaggero è davanti a noi. Questa parte ve la taglio perché sennò sono altri 5 minuti di video in cui stiamo solo a fare questa traversata. Taglio rapido e ci vediamo appena siamo al nostro villaggio, sperando che riesca ad arrivare vivo. Ok, signori, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati. Lui è completamente amareggiato. Ha vomitato 2 o 3 volte durante il viaggio. Però, è arrivato a casa e questo era quello che a noi realmente interessava. Allora, recuperiamo il nostro trenino. Lui lo lasciamo lì. Lui lo lasciamo lì? Lui lo lasciamo lì? Riusciamo a fare un altro carrellino? Riusciamo a fare un altro carrellino? Lo lasciamo lì a lui? Sì, lo lasciamo lì a lui, in modo tale che l'altro lo mandiamo e lo infiliamo pure lì dentro. Lo mandiamo e lo infiliamo pure lì dentro. Quindi così noi dovremmo arrivare. Loro arrivano tutti e due lì. Là è spento e siamo tutti carini e coccolosi. Signori,
Io ripiazzo il mio bellissimo carrellino, lo spingo leggermente avanti e riparto come se non ci fosse un domani al recupero del secondo villaggero. Mamma mia, mamma mia. Altri 10 minuti di traversata. E che cos'è? Neanche un regionale ci sta così tanto per arrivare da un punto all'altro di una città. Ed è bloccato qua dentro. Allora, abbiamo abbastanza rotaie? Penso di no. Penso decisamente di no. Recuperiamo tutte queste di qua. Allora, queste. Allora, recuperiamo questa. Facciamo una cosa: recuperiamo queste che tanto qui non servono più a niente. Recuperiamo il carrellino. Ok, recuperiamo il carrellino. Leviamo questa. Ok, leviamo questa terra di qua. Voi direte perché sto levando questa terra di qua? Perché mo quella lì non me le fa aggirare. Quindi dobbiamo fare un colpo di così, così e così. Perfetto. E qua mettiamo queste rosse. Riesce a prendere energia fino a qua? Sì, perfetto. Allora andiamo allora con quelle normali. Andiamo con quelle normali un pochetto. Dobbiamo arrivare là. Dobbiamo arrivare là. Dobbiamo arrivare là. Quindi diciamo che dobbiamo arrivare qui, signori. Diciamo che lo facciamo uscire da qua in qualche maniera. E fai un po' di pulizia, porca miseria, che non si vede nulla. Ok, da qua gira. Se no posso salire? Sì, no, no, sali, sali. Quale gira? Sali, sali. Sali, sali. Cosa giri? Cosa giri? Sali, sali. Vai di qua. Ok, ci abbiamo quello dritto. Poi metti 1, 2, 3, 4 e 5. Quante torce abbiamo? 2. Mi sa che non ci bastano le torce di redstone. Mi sa che non ci bastano le torce di redstone. Mi sa che non ci bastano le torce di redstone. Ma io non ne ho più. Dove cazzo l'è? Qua, ok. Allora, no, no, dai che mi bastano, dai che mi bastano. Diciamo che da qui facciamo la discesa, poi ci spariamo le altre di redstone. Quindi questa, questa e questa. Ok. Qua uniamo tutto. E qua mi sa che però non ci arriviamo. Mi sa che qua non ci arriviamo. Io c'ho l'ultima torcia. Ora vediamo. Intanto proviamo a dare fuoco alle polveri, signori. E vediamo cosa riusciamo a fare. Vediamo se il nostro amico parte deciso verso l'obiettivo o se invece protesta e ci rompe le scatole. Allora, intanto attacchiamolo dall'alto, così non capisce cosa sta succedendo e noi lo possiamo tranquillamente, in teoria non dovrebbe poter scappare da qua sopra. Noi gli abbiamo distrutto casa, però va bene, ok. Allora, zio, patti chiari, amicizia lunga. Tu devi salire su questo carrellino. Bravissimo, 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 bravissimo. Sei più intelligente di quell'altro. Sei decisamente più intelligente di quell'altro. Ok, ora tu sei lì. Io ti metto un altro bel binario qui. Perfetto, dopodiché, signori, incrociamo le dita. Ah, io non c'ho l'altro carrellino, non c'ho il mio carrellino, ottimo. Allora, me lo devo fare velocemente, me lo devo fare velocemente. Mettiamo questo qua, considerate che non ho più ferro io, signori, non ho più ferro. Faccio l'ultimo, questi sono gli ultimi 3 pezzi di ferro che mi sono rimasti. Ok, signori, ti lancio, tu parti. Io ci passo pure, sì, ok. Sembra essere partito. Sembra essere partito. Si è fermato da qualche parte? No. Sta andando? Io non lo vedo più. Sì, sì, è là, 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 là. Sta salendo la china, sì. È partita anche il secondo, signori. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Dai così. Dai così, ce l'abbiamo fatta. Guardalo lì che bello. Come viaggia questo vestitino verde. Dai così, anche il secondo è partito, signori. Vi evito le laggate e ci vediamo direttamente a casa, pure col secondo villaggero. Sì, il mio carrello è ripartito. Meno male che sono sceso al volo, perché se no sarei ritornato al villaggio in maniera assurda. Perché praticamente il villaggero mi ha spinto indietro e io, il mio carrello stava ripartendo in quella direzione. Non ci posso credere, ci siamo riusciti, signori. Ci siamo riusciti. Allora, non facciamo danni
facciamo danni irreparabili. Allora, ho della betulla? No. C'ho questa di qua che comunque andremo a chiudere così. Siamo sicuri così? No, io vi metto 3 giri di legno perché voi non vi dovete azzardare a muovervi da qua dentro minimamente, proprio come se non ci fosse un domani. Loro devono stare bloccati qua per qualche giorno, per qualche episodio, diciamo, mettiamola così. È inutile che mi guardate con quella faccia affranta e afflitta e io sono tutto scemo. Allora, così intanto voi non dovreste, con 2 blocchi non dovreste riuscire ad uscire. Io vi libero perché sono magnanimo. Sì, e sono anche scemo. Perché non me li fai rompere qui i cosi? Vi libero. Ok. Leviamo qua i binari. Perfetto. Ok. Ora io velocissimamente metto in quest'angolo di qua. No, voi dovete stare lontano da me. Ok. Voi siete bloccati, io sono contento. Signori, per questo video io vi ringrazio. Ho sudato in una maniera terribile, ma ci siamo riusciti, signori. Abbiamo i 2 villaggeri nel nostro villaggio. Ce l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo semplicemente costruirgli la casa, rendergli un luogo accogliente e comodo. E forse un domani il mio carrellino tornerà, forse. Non lo so, non ci giocherei. Signori, per questo video è tutto. Noi ci vediamo sempre qui domani per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!